Rispetto ce l'hai nel momento in cui sei rispettoso con l'interlocutore. L'interlocutore in questo momento è il Senato della Repubblica, senatori eletti dai cittadini italiani, che non meritano il pippone di 40 minuti che ci siamo sorbiti da parte del dottor Renzi, e poi dopo 40 minuti di pippone lui e tutti i suoi seguaci hanno abbandonato gli scranni, perché per chi non lo vedesse ancora una volta quest'aula interviene, in quest'aula interveniamo senza nessun ministro della Repubblica ad ascoltarci. C'è una mozione di sfiducia importante da parte di buona parte del Senato, sicuramente non la maggioranza, perché non abbiamo la maggioranza, ne abbiamo già parlato prima, però penso che il rispetto di cui parlava il dottor Renzi prima penso che sia doveroso. Lo stesso rispetto che il dottor Renzi non ha avuto, se vi ricordate, durante il primo passaggio delle riforme costituzionali, quando in quest'aula si discuteva la soppressione o la finta soppressione del Senato della Repubblica e lui era bello bello a guardarsi le partite di calcio. Lo stesso rispetto che lui non ha avuto in più di un'occasione nelle interviste, quando parlando dei senatori in modo altezzoso ha sempre parlato di persone che erano presenti in aula o facevano il dibattito parlamentare solamente per la poltroncina. Quindi io penso che quello che deve essere ricordato a questo Presidente del Consiglio è che un po' di rispetto nei confronti dell'interlocutore è doveroso. Ma ahimè, parliamo a questo Presidente del Consiglio che non esiste. Io la prossima volta porterò un cartonato del Presidente del Consiglio e quando lui deciderà di andare via metteremo un finto Presidente del Consiglio, un bambolotto, un cicciobello di turno, e lo metteremo lì, e così almeno sembrerà che qualcuno ci ascolti. Il dottor Renzi ha parlato di dati. I dati, effettivamente, quando si parla di dati bisogna essere precisi, perché quando si parla di immigrazione, e qui argomento importante dove c'è un dibattito altrettanto importante in questo Paese, dobbiamo ricordare al dottor Renzi come stanno le cose. Frontex ci dice che a marzo 2015 ci sono stati 2.283 arrivi, a marzo 2016 9.600, quindi non è la stessa cosa, non è lo stesso dato rispetto all'anno precedente. Anche quando parliamo, ahimè dottor Renzi, purtroppo un po' disinformato, anche quando parliamo di lavoro, sappiamo benissimo che quando parliamo di lavoro nulla o poco, molto poco è stato fatto per far crescere il tasso di occupazione nel nostro Paese. Il tasso di persone al lavoro è tra gli ultimi posti, quello dell'Italia, nei paesi avanzati, con solo il 58,8%, contro una media dei paesi avanzati del 66,5%. Siamo in fondo alla classifica, siamo sempre più in fondo alla classifica, nonostante tutte quelle finte riformette che purtroppo sono state fatte, ma che piacciono al dottor Renzi, a qualche suo amico, e servono a riempire qualche pagina di giornale e andare in quei talk show, mandare i parlamentari del Partito Democratico in quel talk show tanto osteggiati dal nostro Presidente Renzi. Ricordiamo al Presidente Renzi che anche il tasso di disoccupazione giovanile è ancora sopra il 40%, e io ricordo al dottor Renzi quando il Partito Democratico durante il governo Berlusconi uscì con una serie di manifesti in tutta Italia con scritto disoccupazione giovanile al 29%, Berlusconi dimettiti. E qui cosa dobbiamo dire? Disoccupazione giovanile al 40%, cosa dobbiamo dire? Renzi sparati? No, gli diciamo vattene a casa, che è meglio forse per tutti quei giovani che sono qui ad aspettare la sua transumanza. Il dottor Renzi ci ha raccontato, e l'abbiamo ascoltato con attenzione, contrariamente a lui e ai suoi visini, quando gli stavamo parlando, sembrava che stesse pensando a tutt'altro, ci ha raccontato un mondo fantastico, un'Italia che vede lui, un'Italia che riparte, un'Italia che esce dal tunnel, un'Italia che gli italiani beneficiano di tutte queste bellissime cose, bellissime riforme, riformette, riformone che questo Presidente del Consiglio e il suo esecutivo hanno fatto per gli italiani.
E allora io chiedo e mi chiedo, forse sono io che parlo con quei quattro persone dei social network con cui parla, di cui dice il signor Renzi. Il signor Renzi, gli ricordiamo che lui è abituato a parlare solo quei tweet in 140 caratteri, al 141esimo carattere fa fatica a esprimere un pensiero compiuto, però questo glielo ricordiamo e ce lo ricordiamo tra di noi, perché a lui non interessa ascoltarci, visto che sarà andato a giocare al PlayStation con i suoi amici. Ricordo al dottor Renzi e ai suoi amici cosa ne pensano gli insegnanti di questo mondo fantastico di cui parla il dottor Renzi, di quel concorso farlocco che sta ammazzando la scuola e sta ammazzando gli insegnanti precari. Ricordiamo al dottor Renzi e ai suoi amici cosa ne pensano le forze dell'ordine quotidianamente davanti a Montecitorio a protestare, ma lui entra da un'entrata laterale, quindi non si accorge neanche delle persone che protestano. Ricordiamo che cosa ne pensano, e glielo chiediamo, gli uomini del Corpo Forestale dello Stato, anche loro ammazzati per delle finte riforme e dei finti risparmi che dovevano essere portati avanti dal signor Renzi. Chiediamogli che cosa ne pensano i pensionati di questa bellissima Italia che ci ha raccontato il signor Renzi. Beneficiano delle sue riforme, beneficiano dei soldi che la signora Fornero gli ha rubato e che lui non vuole ridare ai pensionati. Ricordiamo e chiediamoci cosa pensano i giovani costretti ad emigrare. Sempre di più esportiamo menti, importiamo dementi che massacrano il nostro paese. Chiediamoci, ma sicuramente in questa Italia stupenda e bellissima, cosa pensano i truffati dalle banche che stanno ancora aspettando quei soldi che lui gli aveva promesso e ogni settimana dice sì, arriveranno. Arriveranno, prima o poi arriveranno. Pensiamo cosa pensano i commercianti ammazzati dalle tasse. Ogni anno sempre più CLER vengono abbassate, saracinesche, e di conseguenza sempre più famiglie allo sbando e sempre più famiglie in giro. Pensiamo cosa pensano gli enti locali. Lui arriva dagli enti locali, teoricamente avrebbe dovuto tutelare i comuni, le regioni. Invece no, tagli su tagli su tagli. Con i sindaci che sono obbligati, grazie ai suoi tagli, ad aumentare le tasse locali e diventare un po' come lo sceriffo di Nottingham. Lui fa il fenomeno promettendo gli 80 euro a destra e a sinistra, tra un po' li prometterà veramente anche se hai un gattino, un cagnolino o se hai il cavallino, e di conseguenza, mentre i comuni e i sindaci sempre più allo sbando. Pensiamo a cosa pensano i malati che subiscono i tagli alla sanità. Lui continua a dire di no, tutti gli indicatori ci dicono di sì, mettetevi d'accordo. Il problema è che le regioni continuano a subire tagli e di conseguenza bisogna tagliare sulla sanità. Ma chi se ne frega, viviamo in un'Italia stupenda e bella, l'Italia del mulino bianco del Presidente del Consiglio. Pensiamo a cosa pensano i parenti di tutte quelle vittime che grazie al suo svuotacarceri, agli svuotacarceri che sta facendo il Presidente del Consiglio e i suoi amici, subiscono l'umiliazione, oltre ad aver subito un torto, anche di vedere i cosiddetti Caino fuori e in giro a festeggiare. Pensiamo cosa pensano i balneari, pensiamo cosa pensano gli stagionali del turismo, che anche questi hanno fatto le promesse e poi cipirimerlo, cari colleghi, dimenticati anche loro. E poi parliamo di moralità politica, ci ha fatto anche qui un altro pippone sulla moralità politica. Qui noi possiamo dire una cosa, caro signor fantasmino Renzi che non c'è: noi non abbiamo mai cambiato idea, contrariamente ad altri. Noi non abbiamo appoggiato Monti, contrariamente ad altri. Noi non abbiamo appoggiato Letta, contrariamente ad altri. E noi non sosterremo mai, ahimè per lui, un governo presieduto da questo Presidente del Consiglio. Termino, Presidente, dicendo che logicamente noi voteremo tutte le mozioni di sfiducia a questo Presidente del Consiglio e a questo governo, come ho detto prima, comitato d'affari prestato alla politica. Però ricordo una cosa all'assente di turno ancora e non è ancora arrivato, ricordo a chi ci ascolta che non è ancora arrivato, che come dicevo questo governo vede la luce in fondo al tunnel. Spero che non sia il tunnel del Gottardo, visto e considerato che in geografia, come in inglese e come ahimè in tante altre materie, questo Presidente del Consiglio deve essere rimandato a studiare e deve essere rimandato a settembre. Noi lo rimandiamo ad ottobre, in modo che gli italiani lo boccino definitivamente e lo mandino a casa definitivamente. Bravo.